Buongiorno anime belle. Guardiamo Maria e la invochiamo come regina dell'universo, dal Messale Mariano. L'Immacolata Vergine, afferma il Concilio Vaticano II, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria con il suo corpo e con la sua anima ed esaltata come regina dell'universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il Signore dei dominanti e il vincitore del peccato e della morte. Come il regno di Cristo non è di questo mondo, così la potestà regale di Maria non riguarda l'ordine della natura, ma quello della grazia. Regina gloriosa in cielo è Maria, perché in terra è stata umile serva. Regina e Madre e Maria Santissima, poiché generò il Re messianico che siede sul trono di Davide nel suo regno. Regina che intercede è la Beata Vergine, la quale è innalzata al di sopra degli angeli, regna gloriosa con il Figlio e intercede per tutti gli uomini, avvocata di grazia e regina dell'universo. Regina che prefigura la futura gloria della Chiesa. Eleviamo la nostra preghiera al Padre per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina dell'Universo. Preghiamo, o Padre, che ci hai dato come nostra Madre e Regina la Vergine Maria, dalla quale nacque il Cristo tuo Figlio, per sua intercessione, donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su di voi, sulle vostre case e sulle vostre famiglie, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Pace e gioia a tutti voi. Buona giornata.